Questa lezione inizia la stagione 24-25 del grande corso di autoguarigione di Well Now Forever. Le lezioni sono state tutte riviste ed ampliate nei concetti. La novità più rilevante di questa edizione consiste nella decisione di esporre direttamente le lezioni e nel supporto privato da parte mia ad ogni allievo, in relazione alla necessità di apprendimento. Di seguito viene fornita la prima video lezione per poterla usufruire. Questo corso è ispirato al programma di Well Now Forever e dà come finalità di aiutare i partecipanti a superare disagi personali e di fornire le basi per poter svolgere con professionalità consulenze di accompagnamento in un percorso di autoguarigione. Il corso ed il protocollo di autoguarigione e Well Now Forever sono stati predisposti da me e sono frutti di molti anni di esperienza. Il corso completo è stato progettato in 36 lezioni complessive divise in tre moduli di 12 lezioni ciascuno. La cadenza delle lezioni è quindicinale per dare tempo all'allievo di assimilare il supporto relativo alle lezioni. Viene dato su richiesta in videoconferenza. Le lezioni è messa a disposizione con la comunicazione del link di accesso al video relativo. La lezione viene oscurata quando si mette a disposizione la lezione successiva. Non è una speculazione, ma è un ulteriore stimolo ad applicarsi. L'impegno deve essere assunto con responsabilità. Se si prende alla leggera, non darà nessun frutto. Durante l'esposizione vengono visualizzate delle slide, dei pannelli, e con la sintesi dell'argomento relativo alla spiegazione del momento. Le rappresentazioni grafiche sono lì per vedere e hanno lo scopo di favorire il ricordo di quanto presentato. Le slide sono disponibili per i partecipanti e vengono inviate in formato PDF dopo qualche giorno del link della lezione. È preferibile che l'allievo del corso abbia prima visualizzato almeno una volta o due l'esposizione del video. Le lezioni relative al corso vengono tenute attraverso la casella di posta elettronica academywellnowforever.com e quindi il corso è svolto interamente in via telematica. Per situazioni di emergenza è disponibile il contatto riservato di WhatsApp, quel numero 39 come indicativo dell'Italia, 339 433 8872. Ed è un numero collegato alla piattaforma di WhatsApp. Ci sono delle raccomandazioni iniziali. Per capirci, dobbiamo innanzitutto sapere di cosa parleremo, quindi dobbiamo fissare dei codici, dei termini, il linguaggio praticamente, senza avere un linguaggio comune. Non ci capiremo, dobbiamo avere un glossario di riferimento e poterlo interpretare. Nei progetti c'è sempre la leggenda, ossia il modo di leggere il progetto. Non dobbiamo imparare niente di nuovo, piuttosto il contrario, dobbiamo disimparare quello che crediamo di sapere. Gli argomenti proposti nelle lezioni non sono difficili, ma per impararli dobbiamo avere molta applicazione e è necessario
leggere e ad ascoltare ripetutamente la lezione perché la mente è formata a concetti contrari a quello che stiamo esponendo. Ora, questa mente, la mente formattata dall'istituzione, rifiuta quanto stiamo esponendo. E non deve quindi essere un ascolto ed una visione superficiale o una lettura distratta. In questo modo non si impara niente. La figura importante non è il maestro, è l'allievo. Se l'allievo non è aperto ad apprendere, ad imparare, diventa assolutamente inutile insegnare. Sarebbe una pretesa inutile. È necessario partire da una tabula rasa, disfare una matassa imbrogliata che rappresenta il caos della nostra vita. Noi andiamo verso la non azione, il Wu Wei, nell'accettazione degli eventi. L'azione da portare da parte dell'allievo, l'azione importante, si è già compiuta con la decisione di affrontare un percorso evolutivo verso la coscienza, quindi la decisione di fare un corso come quello che stiamo iniziando. Consiglio di sospendere qualsiasi attività di ricerca per favorire l'attenzione e la presenza a quanto stiamo facendo. L'illusione di poter apprendere da soli le strategie di crescita è una prerogativa dell'ego che alimenta solo la presunzione di sapere. Nel concreto si fa crescere solo la confusione. Nella vita pratica non avvengono cambiamenti di rilievo in questo modo. La sapienza è consapevolezza, non è conoscenza. Nel mondo occidentale una nuova disciplina comportamentale deve solo essere basata sulla coscienza. Nelle nostre culture ogni iniziativa è orientata a togliere la coscienza di noi stessi con dogmi e imposti con l'inganno. Abbiamo un metodo che ci fa imparare la legge suprema della natura. La cultura occidentale ci impone di occuparci del mondo materiale che non è il nostro mondo. Noi siamo spirito, il nostro corpo è una vibrazione lenta del nostro spirito. Facciamo appello all'orgoglio e al coraggio di praticare il metodo. Vedremo che l'orgoglio e il coraggio sono il ponte che ci consente di andare oltre la tirannia delle forze, verso il potere della coscienza. E qui facciamo riferimento alla scala di Hawkins che considereremo in modo dettagliato in una lezione di questo corso. E qui proponiamo il rispetto della natura, della vita e della libertà. Abbiamo rispetto di noi stessi e degli altri. Staremo idealmente vicini al Creatore, dove esistono poche leggi cosmiche. Noi non vogliamo rispettare nessuna regola dell'uomo che non rispetti i diritti, che limita i diritti naturali, di libertà e di felicità e di opulenza. Le credenze sono i nostri limiti, i nostri disagi, i nostri conflitti, sono le nostre malattie, le credenze. In questa lezione noi portiamo qualcosa di molto valore, portiamo un metodo, per uscire dal caos, che sia fisico, biologico o spirituale. Per questo dobbiamo sconfiggere l'ego. L'ego ci fa dimenticare che siamo un'anima, che siamo spirito che
Non siamo solo il corpo, l'ego è creato dalla cultura ed è un'entità che vive del nostro dolore, delle nostre paure, della nostra ipocrisia, della confusione creata ad arte per renderci schiavi del sistema. L'ego si alimenta della nostra paura di morire. Un viaggio verso la coscienza ci porta a capire che la nostra vita non termina mai e che l'incarnazione è uno dei passaggi come la nascita e tutte le esperienze della nostra essenza ci ha chiamato a compiere nella parentesi temporanea che noi chiamiamo vita. E quanto insegna il Bardo Todol, conosciuto come il libro tibetano dei morti. La vita concepita in questo modo toglie le paure e ci consente di vivere sereni. Noi siamo imprigionati in schemi comportamentali chiamati la prigione degli uomini liberi. La situazione che viviamo attualmente è la stessa da decine di millenni, rappresentata nei miti, nelle testimonianze lasciate, nelle sculture millenarie. La prima forza del male è la scienza, la religione del come, la prima espressione è l'agricoltura e poi c'è la medicina. Dalla comparsa dell'agricoltura sul pianeta, quando l'umanità si è fermata ed ha iniziato a coltivare e a costruire città, l'umanità da questo momento è precipitata nel caos. Il caos delle idee. Questa è la scienza, l'origine delle quattro forze del male che opprimono l'umanità e che nella nostra cultura conosciamo come i cavalieri dell'Apocalisse. Nelle antiche civiltà iniziatiche di tutto il mondo, in ogni latitudine, in tutte le epoche remote, sono state elaborate delle mappe illustrate come monito per le generazioni future, per l'umanità. E sono state date anche le strategie per liberarsi di questa prigionia. L'umanità è chiusa in questa gabbia qui. Nelle antiche civiltà, tutto il mondo, in tutte le latitudini, in tutte le epoche remote, sono state elaborate delle mappe illustrate come il monito per la generazione futura per l'umanità e sono state date anche le strategie per liberarsi da questa prigione, un metodo in 10 tappe. Nel nostro ambiente lo chiamiamo il percorso del mago, è un metodo per creare la realtà cosciente. Per noi, per ora ci basta sapere che un'evoluzione richiede un metodo valido che porta al successo, alla guarigione. Le mappe si sono sempre state tenute nascoste. Trattare questi argomenti bisogna andare indietro nel tempo, molto indietro, e riferirci a personaggi dai quali sono state create addirittura delle religioni, quindi non so, anticamente Lao Tse, Zarathustra, ma poi Buddha, Gesù e anche Maometto, molto più indietro fino a decine di migliaia di anni fa, quando l'umano ha smesso di essere nomade, sono nate le condizioni perché si sviluppassero i modelli dominanti, i paradigmi dominanti, definite in queste culture le forze del male. Questo argomento è stato affrontato da ricercatori di fama mondiale, regolarmente oscurati, per cui non se ne sa molto. L'umanità da sempre ha solo un problema che viene descritto nella metafora dei sufi del mago ipnotizzatore.
vive incatenata nelle cosiddette catene degli uomini liberi, di cui la più forte è la paura. Le catene degli uomini liberi, le catene dei libri sono pensieri, convinzioni, abitudini che ci legano non tanto fisicamente quanto interiormente, impedendoci di essere noi stessi, di essere sani, di essere felici. Ma non sono gli eventi, le persone ad incatenarci, ma il modo in cui li interpretiamo, nel modo in cui interpretiamo i fatti e i comportamenti imposti con i dogmi. Noi siamo costretti a vivere in quelli che vengono chiamati gli errori di percezione. La formazione ci impone credenze che diventano abitudini e che rendono tossiche le nostre relazioni. Sono catene che nessuno pensa di spezzare perché non sa di averle. Il caos nel quale siamo costretti a vivere non ci fa capire che siamo, non ci fa capire dove siamo e non ci fa vedere dove possiamo andare. Per cui siamo immobili nel caos, nel disagio. Nessuno cerca di liberarsi se non sa di essere in prigione. La società più evolute hanno considerato lo stato di caos e di infelicità dell'umanità e conoscono le vie di uscita. Questi studi richiedono moltissimo tempo e sono stati occultati, riservati alle classi dominanti, ai regnanti e alle classi sacerdotali. Sono proibiti al popolo reso schiavo e che deve lavorare per loro in una situazione di asservimento totale. Queste ricerche sono state sintetizzate nel percorso del mago nella cosmovisione dei Sumeri, degli Egizi, dei Greci, dei Maya, degli Azzechi, degli Opi e in moltissime altre civiltà, soprattutto città tibetana, con l'insegnamento dello stato luminoso della mente. Queste scuole sono state frequentate da personaggi diventati leggendari, come Buddha, Gesù, Pitagora, Platone e l'Apostolo Giovanni, Giovanni Evangelista, eccetera, che poi ha scritto nel capitolo 6 del Vangelo, del suo Vangelo, l'Apocalisse, che ha il significato di rivelazione e di distruzione. Gesù era conosciuto come il mago. Lui stesso ha ripreso le tradizioni di queste scuole ed in alcuni Vangeli si scrive che lui sia stato il fondatore della scuola dei guaritori esseni sul Mar Morto. Questo è un messaggio di speranza. Ora sappiamo, abbiamo ed abbiamo un percorso da seguire ed abbiamo la mappa. Significa che abbiamo un metodo. Abbiamo un metodo. La mappa, tramandata, le mappe tramandate sono patrimonio dei miti. Sono patrimonio dei miti nelle civiltà iniziatiche e non sono leggibili con i mezzi che abbiamo noi. Sono rappresentazioni grafiche, messaggi in codice, disegni che tutte le civiltà iniziatiche di tutte le epoche, di tutte le religioni della Terra ci hanno tramandato e adesso le abbiamo imparate. Le mappe fanno riferimento al mondo simbolico, al mondo degli archetipi dai quali deriva la nostra realtà. I grandi uomini della Terra hanno compiuto questa evoluzione singolarmente, ma per averne testimonianza dobbiamo cercare nel passato molto remoto. Siamo
consolati dal fatto che tutti noi possiamo evolvere ed uno stato di coscienza più elevato, possiamo affrancarci dalle catene psicologiche, dalle credenze, dai condizionamenti. Così verifichiamo che un grande uomo, sottolineo uomo, che ha completato il percorso verso la sua divinità, è stato Gesù. Gesù è diventato Cristo come Siddhartha Gautama è diventato Buddha. Nomino questi personaggi perché a loro sono stati ispirati alla religione, nonostante che loro stessi intimarono di non formare religioni, di non chiamare nessuno padre su questa terra e di non pregare in comunità. Hanno affermato che la preghiera pubblica è pura ipocrisia, la religione è un'entità che ti impedisce di arrivare alla tua divinità. Se volete vedere qualche cosa che veramente fa raccapricciare, dovreste leggere il giuramento di un gesuita. I grandi personaggi erano definiti semidei, eroi, maghi, perché è in grado di modificare la realtà. Figure molto note come Hermes Trismegisto, Platone, Pitagora, l'Apostolo Giovanni e più recenti sono Newton, Descartes, conosciuto come Cartesio, e lo stesso Einstein. Einstein è riuscito a definire la teoria della relatività avendo frequentato il sciamanio.